Questo libro prende in considerazione un po' tutti i lavori domestici, dalla pulizia del bagno alla preparazione dei pasti, al bucato, con dei consigli molto semplici e anche assolutamente ecologici. Quindi è perfettamente in linea con la sensibilità che noi oggi abbiamo di rispetto per l'ambiente. Non è ovviamente un manuale di economia domestica, ma è un libro di meditazione pratica su come affrontare queste cose nello spirito giusto, insomma. Chi sono io? Questo è sempre difficile da scoprire, chi siamo noi, no? Come ci chiamano? Mi chiamano Tetsugen e sono abate di questo monastero e questo libro è molto bello, molto piacevole da leggere, molto scorrevole, direi sicuramente l'essenzialità dello Zen, Wabi Sabi. All'interno troviamo ragioni per stare attenti alla nostra quotidianità, alla nostra vita, facendo le pulizie. Solitamente ritagliamo molto poco tempo alle pulizie o le lasciamo fare ad altri, però come curiamo la nostra mente, il nostro pensiero, occuparci della pulizia esteriore è uguale che occuparci della pulizia della mente. E quindi nei vari capitoli di questo libro troviamo un'opportunità, scopriamo un'opportunità di conoscere noi stessi occupandoci della casa, occupandoci delle pulizie, che tra l'altro credo che sia un tema che riguarda un po' tutti, insomma, come dicono in Giappone, l'immondezza. Un esempio classico che ho vissuto quando risiedevo in Giappone nei monasteri è pulire sul pulito. Ci sembra che tutto sia sempre già pulito perché non vediamo la polvere, no? Quando invece ripassiamo due o tre volte nello stesso punto dove sembra pulito, scopriamo che c'è sempre qualcosa da pulire, no? Anche perché non è tanto il togliere la macchia, ma è l'atto in sé, è l'azione in sé che è importante, che ci porta alla consapevolezza dell'essere e dell'agire. Se non c'è macchia, meglio, confermiamo che tutto è già pulito.